Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. Meccanismo lungo tra le generazioni. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un secondo. Per molti può essere considerato un punto accessorio. Per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. Buonasera, 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 buonasera. State tutti piangendo? State piangendo? Fatemi vedere. Non vi siete emozionati? Non vi siete commossi? Ma dai! Ma come si fa? Ragazzi, continuano a darci sprangate. Sprangate, povera Italia, diremmo a questo punto noi. E quando si ascolta determinate conferenze stampe, no? È un mio pensiero. Mi sono detto ieri, leggendo, non mi ricordo più cosa avevo sotto mano, un qualcosa, ho letto una frase che mi ha colpito, ma dico, la dirò venerdì. Vedi, vedete, a me non interessa sentirmi intelligente ascoltando dei cretini che parlano, che fanno finta di dire cose vere. No, 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 no. Io preferisco sentirmi cretino ascoltando invece persone eccelse che parlano. Cosa che capiterà questa sera? L'avete capito? Devo sentirmi io un cretino, perché devo imparare. Non sentire questa gente. E voglio rendere onore questa sera, e la pongo come copertina, quello che è successo ad una veneta. Giusto. Prima andiamo a presentare chi sono i personaggi che devono farmi sentire un cretino. È l'avvocato, scrittore Francesco Carraro. Poi abbiamo il giornalista della Verità, Fabio Dragoni. Dopo una imprenditrice, che è Vanessa Beghin. Poi un collega giornalista, Francesco Amodeo. Ed infine un avvocato, Lillo Massimiliano Musso, di Italexit. Ecco, questi sono i personaggi che stasera cercheranno di capire come stanno realmente le cose oggi, più i servizi che sono stati fatti dalla mia giornalista Paola Natali e poi da tante altre, diciamo, considerazioni fatte da personaggi che voi conoscete. Intanto, onore a questa Sara Cunial, vediamo un pochettino che cosa ha detto ieri a mezzogiorno. Ascoltate con molta attenzione, questa sì che ha i cosiddetti finferli. Brava Sara per quanto mi riguarda, ma ascoltatele tutti quanti. Voi proseguite anestetizzando le menti a base di mass media comprati, a Mucchina e PNL, con parole come regime, consentire e permettere, fino al punto di permettervi proprio di normare anche i nostri legami e i sentimenti, e certificare i nostri affetti. Quindi, in questo senso, la fase 2 non è nient'altro che la prosecuzione della fase 1. Si cambia solo il nome, come già avvenuto peraltro per il MES. Abbiamo capito che non si muore di certo per il solo virus. Ed allora si potrà soffrire e morire, grazie a voi, a norma di legge per la miseria e la povertà.
E come nei migliori regimi, la colpa sarà scaricata solo e unicamente su noi cittadini. A rimetterci soprattutto i nostri figli, anime violentate in accordo con il garante, si dice, dei loro diritti e delle CISMAE varie. Sarà allora concesso il diritto alla scuola solo con un braccialetto per abituarli alla libertà vigilata, ai TSO schiavisti e ai lager virtuali, in cambio di un monopattino e di un tablet. Il tutto per assecondare gli appetiti di un capitalismo finanziario il cui motore è il conflitto di interessi, ben rappresentato dall'OMS, il cui primo finanziatore è il noto filantropo e salvatore del mondo, Bill Gates. E allora in questa tavola imbandita c'è tutto il Deep State in salsa italiana. C'è la Sanofi che insieme alla già collusa Glaxo, gli amici per intendersi di Ranieri Guerra, di Ricciardi e del noto virologo che noi paghiamo a 2.000 euro ogni 10 minuti per le presentazioni in Rai, sigla accordi con le società di medicina per l'indottrinamento dei medici del futuro, facendosi beffe della loro autonomia di giudizio e del loro giuramento. Ci sono le multinazionali high-tech come la Romana Engineering, amica tra l'altro del nobile Mantoan, o la Bendy Spoons della Pisano, per il controllo e la gestione dei nostri dati sanitari rispetto dell'agenda europea ID 2020 di identificazione elettronica che ricorre proprio alla vaccinazione di massa per ottenere una piattaforma di identità digitale, tra l'altro in continuo con la cessione dei dati già avviata da Renzi all'IBM. Renzi, che ricordo nel 2016, tra l'altro, ha dato un più 30% al Global Fund proprio di Gates. Ci sono gli amici di Aspen come Sasson e Colao, che con i suoi report di 4 pagine da 800 euro l'ora, senza alcuna revisione scientifica, ci detta la sua politica da generale del Bilderberg ben lontano dal campo di battaglia. Il vero obiettivo di tutto questo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavia e schiavi, violandone sovranità e libero arbitrio. Il tutto tramite i vostri inganni travestiti da compromessi politici. Allora, mentre voi stracciate il codice di Norimberga con TSO, multe, deportazioni, riconoscimento facciale e intimidazioni, avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo paese, noi fuori con i cittadini moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti. Caro Presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bill Gates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente, ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie. Applausi, applausi, applausi. Buonasera, avvocato, buonasera. Buonasera, buonasera Vito, un saluto a tutti i telespettatori. Insomma, è proprio il caso di dire, la vita è una lotta della quale non possiamo ritirarci, avvocato. Lo diceva padre Pio, l'ho fatta mia questa frase, non possiamo ritirarci. E ti chiedo, c'è un pericolo per la democrazia italiana e per i diritti fondamentali della nostra Costituzione? Qualcuno sta approfittando della situazione per far diventare questa specie di regime permanente? Beh, la risposta non può che essere affermativa, Vito. Io innanzitutto ho visto adesso la coda dell'intervento dell'onorevole che avevo peraltro già visto su YouTube. Purtroppo in questo momento non sono connesso con la televisione perché sono nel mio studio. Male. E ti devo dire che sono comunque orgoglioso per una volta di essere rappresentato da un parlamentare italiano. Veneto. Questo è un sentimento che negli ultimi anni, negli ultimi tempi, raramente mi è capitato di provare, ma quando sento 7 minuti di fuoco buttati fuori da questa nostra concittadina, tra l'altro comprensibilmente emozionata perché le tremava la voce, ma la capisco perché faceva delle accuse pesantissime nell'aula di un Parlamento e per tutta risposta ha ricevuto, invece che una standing ovation come meritava, una serie di mugugni, non si capisce poi perché. Ma ho visto anche di peggio, Vito, tu parli del rischio per la democrazia, non c'è dubbio che stiamo correndo un rischio letale, cioè di perdere, di fatto li abbiamo già persi, ricordiamocelo, perché noi siamo in questo momento, stiamo sperimentando sulla nostra pelle che cosa significhi vivere in un regime.
Dopodiché ci hanno spiegato che lo stanno facendo per la nostra salute. Io ho moltissimi dubbi che sia così. Io ho l'impressione che la salute sia in questo momento un alibi per imporre il distanziamento sociale. Bene, l'unica arma che era rimasta al popolo era quella di poter fare massa critica, cioè di poter fare assembramenti. Con la scusa di questo virus e con tutti i dubbi che possiamo e potremmo discuterne per ore, sollevare su ciò che sta accadendo, sta di fatto, e questo è un dato di fatto inconfutabile, che in questo momento storico gli italiani sono segregati in casa e tra l'altro se escono di casa rischiano di essere inseguiti dai gendarmi. Quindi abbiamo avuto un quindicennio di quartieri periferici del nostro paese sotto schiaffo di bande di criminali provenienti spesso da fuori frontiera che agivano indisturbate. Ci veniva raccontato che non c'erano i mezzi, non c'erano i modi per controllarle, ci veniva detto che se veniva alzato un dito si trattava di razzismo. Beh, oggi questo razzismo nei confronti dell'italiano che osa non mettersi la mascherina, noi non lo vediamo assolutamente, come dire, impugnato. Si fa impunemente strame di tutti i diritti garantiti dalla nostra Costituzione, a partire ovviamente dall'articolo numero 21, che recita in maniera molto chiara che la libertà di pensiero e di espressione e manifestazione del pensiero non è conculcabile. Quindi stiamo molto attenti perché, come ho già avuto modo di dire in altri interventi, quello che sembra un effetto temporaneo di sospensione dei nostri diritti costituzionali di libertà di espressione, di libertà di pensiero, di circolazione, rischia di diventare qualcosa di definitivo. Consentimi di chiudere questo primo intervento dicendo che la cosa bella che ha fatto la Pugnalla nel suo intervento è che non ha usato l'arma della retorica, che invece viene usata, come dire, sparata coi cannoni ogni 2-3 settimane per preannunciare l'ennesimo decreto rilancio, come lo vogliono chiamare. Lei ha inanellato una serie di fatti. Io sono andato a verificarli e ti confesso che ho fatto una grande fatica a trovare, in realtà non ho trovato, smentite alle cose che lei ha detto, che sono così pesanti che meriterebbero l'apertura immediata, secondo me, di una inchiesta, addirittura di un'inchiesta da parte di una commissione parlamentare d'inchiesta. E invece sentiamo parlare addirittura del fatto che questa signora merita il rogo, cioè merita addirittura una denuncia per vilipendio. Aggiungo, da scrittore, oltre che da avvocato, che esaminando in maniera attenta ciò che lei ha detto, non c'è assolutamente nessun tipo di vilipendio nei confronti del Presidente della Repubblica. Esatto. Deriva con tutta evidenza, non al Presidente attuale Mattarella, ma credo neanche in verità quello precedente. Okay. Lei si deriva al dogma scientista. Grazie, scientista. Primo intervento, e poi ci sentiamo dopo. Curiamo un pochettino, perché non va e viene la voce, bisogna che sia più chiara, non so cosa, da che cosa dipenda. Nel frattempo io vi faccio vedere un servizio, più che un servizio, diciamo, è una dichiarazione che ha fatto la nostra e la vostra anche Ornella Mariani. Guardate, il primo intervento era un intervento lunghissimo, noi l'abbiamo diviso in due parti. Ornella, se mi stai guardando, perdonami, ma non potevamo stare 6 minuti perché le abbiamo già data la Cunial, adesso abbiamo suddiviso in due parti. Abbi pazienza, ma i nostri amici telespettatori capiranno quello che è il tuo pensiero. Vai, regia. Caro Vito, dedico a te, al tuo impegno, al tuo lavoro, alla tua attività infaticabile questa conversazione che avremmo dovuto fare de visu e che facciamo così a distanza, perché da un momento all'altro, per uscire dalla mia regione e venire nella tua, sarà necessario esibire il passaporto. Come dicevamo stamattina, democrazia sospesa. Siamo nelle mani di un gruppo di virologi che hanno instaurato una dittatura sanitaria, e sicché il pretesto pandemico
È una bella occasione per tenere ancora sospesa la democrazia, per cancellare dal lessico quotidiano la parola elezioni e per continuare a vedere negate le nostre libertà fondamentali. Non ci sono parole per commentare questo tribuno pugliese che rappresenta se stesso, ma incombe pesantemente sul paese. Sconcerta il silenzio del Presidente della Repubblica. Sconcerta anche il silenzio della magistratura che è stata adita da grandissimi avvocati italiani, due nomi per tutti, il professore Augusto Sinagra e il professor Carlo Taormina, e i pareri di quattro ex presidenti di Corte Costituzionale che lamentano la violazione della Carta Costituzionale, ma si va avanti così, con gente che si suicida, col tracollo economico, con lo strozzinaggio che ci verrà imposto dal MES, con l'opposizione che non fa quello che deve fare, perché ormai o l'opposizione diventiamo noi o siamo veramente morti tutti, con una pandemia altalenante che forse si rinnoverà a dicembre, a ottobre, ecco, insomma, prendiamo tempo perché bisogna stroncare gli italiani ai quali si pensa di porre e di proporre l'applicazione immune o il braccialetto in alternativa. A me personalmente, io andrò davanti a tutti i tribunali europei, non proporranno e non imporranno né l'una e nell'altra. E la malafede di questa gente che si affida non a virologi di esperienza che ci ridono addosso, siamo il primo paese del mondo nella proporzione popolazione numero dei decessi, ecco, siamo sottoposti a una dittatura sanitaria funzionale al sistema. Carissimo al nostro amico Fabio Dragoni, collega giornalista della Verità. Ciao Fabio. Buonasera a voi. Qualcuno dice, appunto, se l'opposizione vuole davvero risollevare le sorti di questo paese e se davvero vuole evitare una guerra civile che si potrebbe profilare da qui a pochi mesi, l'unica cosa sensata che deve fare è abbandonare commissioni, cabina di regia e Parlamento, lasciare soli quei servi traditori di potere e paesi altri e smettere di dare parvenza di democrazia a una dittatura conclamata. Qual è il tuo pensiero? Il mio pensiero è che la secessione dell'Aventino non conviene a nessuno. E lo abbiamo già sperimentato in passato e quindi fuggire dal Parlamento non è mai una buona cosa. Quindi si combatte per le proprie idee, si combatte per le proprie opinioni, si combatte per portare avanti dei progetti, ma va fatto sempre in maniera pienamente democratica. Quindi uscire dal Parlamento non è una buona cosa, anche se si è in minoranza. Del resto, se le minoranze fossero in grado di sovvertire le maggioranze, non governerebbe mai nessuno. Mi rincuora il fatto che questo governo continua a pensare, a ritenere, a sperare che abbia vita breve, perché purtroppo gli eventi sono di una tale gravità che questo governo non potrà far nulla per fermarli. Dico anche purtroppo, perché viviamo una crisi economica in larga misura indotta dall'incapacità di questo governo di far fronte ad una situazione oggettivamente eccezionale. È chiaro, oggettivamente eccezionale, però sta di fatto che sarebbe bastato copiare quello che fanno gli altri paesi. Copiando quello che fanno gli altri paesi sicuramente staremo meglio. Quindi siamo in una situazione in cui la cura proposta è inadeguata in termini di qualità, inadeguata in termini di quantità e intempestiva. Tutti noi sappiamo che se la cura è sbagliata o se non è prescritta nelle dosi giuste, se è prescritta in ritardo, il malato non solo non guarisce, ma può anche morire. Certo. Ora, la cura che questo governo sta dando è una cura non adeguata in termini di qualità, perché lo diciamo ormai da non so quanto tempo, anche da te Vito, non basta
dire che si può fare credito, si può fare debito in banca per ripartire, perché non si può sostituire il fatturato perso con dell'ulteriore debito. Certo. Quindi mi fai chiudere, mi indennizzi. Lo dicevamo tempo fa e il governo non ci sentiva. Ora sembra che qualcosa stia facendo. Purtroppo molto poco. E qui arriviamo al secondo punto. È troppo poco quello che questo governo sta facendo e soprattutto lo sta facendo in ritardo, perché questa crisi è iniziata da febbraio. Certo. E il mio timore qual è? Il timore è che anche con la ripartenza, il lockdown vero, la chiusura vera, di fatto continuerà, perché prima che i negozi si riempiano ci vuole del tempo, speriamo. Ma bisogna vedere se riescono ad aprire, Fabio, perché tanti non vogliono aprire perché hanno il terrore, perché non hanno denaro, insomma, non sanno come affrontare la situazione. Perché, ti chiedo, e la risposta rapida, e poi andiamo a vedere un altro servizio, perché secondo te hanno agito in maniera così sconclusionata, da proprio, come si dice, ingenui, senza pensare a danni che avrebbero potuto arrecare all'economia italiana, che adesso è a terra. E qualcuno richiede, possiamo stampare una moneta alternativa per poterci salvare? È la domanda che mi pongono. Ma guarda, c'è un'intervista oggi sulla Stampa di un imprenditore che opera nel settore della torrefazione e lo dice chiaramente: non ci servono i crediti d'imposta, ci servono i soldi, ci serve la liquidità, perché il credito d'imposta mi serve se lavoro, se guadagno e se dovrò pagare le tasse non le pago perché ho il credito d'imposta. Ma questo imprenditore raccontava che lui ha un'azienda di 30 dipendenti e per ripartire gli servono 80.000 euro, ma non 80.000 euro di crediti d'imposta, 80.000 euro ora per ripartire. Certo. Quindi qui si arriva al punto dei punti, cioè ci siamo privati della moneta, e se ci siamo privati della moneta, ripartire senza la moneta è difficile. Lo si potrebbe fare, lo si può fare se avessimo una banca centrale, ma noi condividiamo la banca centrale con altri 18 paesi, e condividere la banca centrale con altri 18 paesi, non mi stancherò mai di dirlo, è come condividere il bagno. Ci svegliamo e magari lo troviamo occupato. In questo caso lo troviamo occupato dalla Germania, perché la BCE fa gli interessi della Germania. Certo. A dopo. Intanto guardiamoci il primo servizio che ha fatto con noi la nostra collega Paola Natali. Ascoltiamo. Parliamo di MES. L'Italia non vi ha ancora aderito e il passaggio per accedervi è lungo, ma cerchiamo di capire com'è la situazione. L'Eurogruppo ha raggiunto un accordo a livello politico, ovvero che non ci saranno le condizioni stile troica, ovvero ci sarà una condizione minima per quanto concerne le spese nella sanità. Ma sarà semplice ottenere il MES? Questa è un'altra domanda che dobbiamo porci. No, la risposta è semplice, perché dopo l'ok da parte dell'Eurogruppo ci deve essere un altro passaggio, cioè deve essere ratificato dal prossimo Consiglio europeo. E a questo punto che cosa succede? Che tutti i dettagli dell'accordo del prestito MES dovranno poi essere approvati e definiti all'unanimità dal Consiglio dei governatori. Attualmente si sta prevedendo di aiutare i paesi dell'area euro a fronteggiare le spese derivanti dall'emergenza Covid-19 senza condizioni. A mio avviso non si va a risolvere quella che è la tematica principale, e cioè le questioni economiche sottese, con necessità di aiutare le attività che sono in crisi a causa dello stop forzato, non vengono risolte. Quindi probabilmente nel giro di qualche mese saremo costretti come paese a chiedere l'aiuto europeo al di fuori di quella che è la previsione senza condizioni, limitatamente alle spese per emergenza sanitaria, con conseguente necessità di dover attuare delle riforme anche dolorose. Sono in Parlamento europeo per intervenire in seduta plenaria e per chiarire, spero una volta per tutte, il motivo per cui la Lega è contraria al MES, e cioè perché, a differenza di quanto vogliono farci credere, le condizioni ci sono ed è come. D'altra parte, se fosse stato, come sostiene il governo, un regalo incondizionato da parte dell'Europa, non ci sarebbe bisogno delle inutili lettere di chiarimento e di rettifica a distanza di 2 settimane dalla discussione da parte di Gualtieri e Dombrovskis.
Non è vero che l'unica condizione sia che i famosi 36 miliardi prestati dal MES, di cui ricordo che 14 sono già dell'Italia, vengano utilizzati per spese sanitarie. Il MES dice chiaramente che al termine dell'emergenza, che per il MES avverrà tra un anno, questi soldi andranno restituiti e che a garantire la restituzione ci sarà la supervisione da parte di BCE e Commissione Europea. Una sorta di mini troica. Allora, mi fa piacere che il tasso di interesse e di rimborso sia conveniente, ma voi pensate davvero che tra un anno in Italia l'emergenza sanitaria sarà rientrata e che soprattutto la nostra economia sarà ridecollata al punto tale da essere in grado di iniziare a restituire il prestito all'Europa? Ecco, sono tutte domande che avranno una risposta. Piano piano ce la daremo, insomma. Intanto diciamo buonasera alla signora Vanessa Beghin. Buonasera Vanessa. Buonasera a lei, signor Monaco. Buonasera. Guardi, a me è piaciuto molto quello che ha scritto lei su Facebook, e poi le faccio la domanda. Lei ha detto: per difendere le ragioni delle imprese e dei lavoratori, di tutta Italia, diciamo, non soltanto del Veneto. Lei ha specificato del Veneto perché è attualmente un assessore, anche oltre ad essere imprenditrice, no? A tutela delle tante mamme e bambini che stanno pagando caramente il prezzo del lockdown. Ora le chiedo, pensa che le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 messe in campo in Italia siano uno strumento per danneggiare voi, cioè le piccole e medie imprese? Credo che le misure di contenimento siano state completamente inadeguate, come del resto tutto a partire dal governo, finendo dai tempi di attuazione del lockdown. Certo è che è improponibile pensare che soltanto in Veneto ci siano 50.000 posti di lavoro persi, perché il Veneto è fatto di piccole e medie imprese e quindi di gente che lavora 20 ore al giorno e che non vive di cittadinanza. Quindi noi abbiamo bisogno, abbiamo la necessità di lavorare, abbiamo il diritto di lavorare. Come ha vissuto lei questo momento di crisi che c'è stato proprio a livello di impresa, diciamo, di titolare di impresa? Noi abbiamo aperto in deroga, abbiamo tentato il possibile per salvaguardare le famiglie e i nostri lavoratori, e attenendoci appunto alle misure di sicurezza ci siamo riusciti, però vedremo in futuro se sarà stato... Con grandi sacrifici, no. Diciamo, vi siete sacrificati al massimo, perché è stato un periodo duro, perché sembra quasi che le piccole e medie imprese da questa situazione, e lei è una fra quelle più fortunate, diciamo, no? Però ci sono tantissime piccole e medie imprese che sono state rase al suolo e pretendono adesso, no, di farle risalire. Come? Non lo sappiamo. Se non danno i quorum, che tra l'altro hanno premesso Mario Monti, e noi sappiamo che se non c'è l'approvazione dell'Europa, tutto quello che ha detto il nostro Presidente del Consiglio andrà a scatascio, insomma, quindi non verrà preso in considerazione. Infatti la stanno verificando, credo sia questo il problema più grosso. Cosa vi aspettate voi imprenditori? Ci aspettiamo degli aiuti economici importanti. Però ha avuto le 25.000 euro, le ha avute lei, sì? No, non ancora. No? No. E perché? Ha fatto domande? Perché no, ancora non sono arrivati, ho fatto richiesta, però ancora non sono arrivati. Ancora non sono arrivati. Per arrabbiare il fatto che per Silvio Romano siano stati spesi 4 milioni di euro quando si potevano aiutare 1.000 famiglie, 1.000 mamme, 1.000 donne in difficoltà, le lavoratrici, le attività commerciali. Questo fa arrabbiare. Eccoci qua, Amodeo, buonasera. Ciao Vito, buonasera a tutti. Come stai? Ti vedo più accanito che mai. Ascolta me. Mi ha fatto le 7 ore di treno per venire da te ad abbracciarti, ma non è possibile. Lo faremo presto. Lo faremo presto, tranquillo, quando ci permetteranno, quando non ci saranno più
diciamo, dal 18 in poi si potrà fare, però dobbiamo andare cauti, diciamoci la verità. Ascoltami, prima di farti dire qualcosa, io vorrei farti ascoltare quello che dice Ornella Mariani nella seconda, diciamo, nella seconda parte del suo pensiero. Ci stai ad ascoltarlo? Hai la televisione vicino? Volentieri, grandissima donna. Grazie. Allora, vediamola, ascoltiamola e poi voglio sentire la tua grinta, il tuo pensiero, ok? E dimmi se hai già pubblicato il libro, l'hai pubblicato? Il libro è uscito, finalmente è uscito. Io non l'ho ancora ricevuto, eh? No, neanche io, mi arriva tra qualche giorno, però So che ci hai citato, insomma. Assolutamente. Va bene. 31 coincidenze sul coronavirus, ci divertiremo. Beh, perfetto. Guardiamo che cosa dice, ascoltiamo quello che dice Ornella. Andiamo regia, per favore. Il sistema che ha fatto una svolta, una instaurazione bianca di un regime oppressivo e pericolosamente oppressivo, perché nella oppressione c'è anche l'oppressione economica, ovvero la deriva economica di questo paese e l'aumento del tasso di suicidi che vanno in capo a loro, alle loro responsabilità. Perché lo scudo penale non sarà sufficiente quando in tutte le sedi chi di noi ha invocato la giustizia, dimostreremo che questa gente era a conoscenza di quello che sarebbe accaduto e ha minimizzato, consentendo al virus di farsi spazio e disseminare lutti e morte. Morte che non abbiamo nemmeno potuto onorare, perché bisogna essere, come dire, siamo stati privati anche della libertà di un abbraccio ai nostri parenti più cari, ai nostri amici. Non possiamo relazionarci con nessuno. Non c'è più diritto di parola, di circolazione, di espressione. Lo vedremo lo scudo penale, lo vedremo nelle sedi opportune, egregio signor Conte. Lei non rappresenta nessuno. Lei deve solamente avere la dignità di fare il bagaglio e andarsene con i suoi virologi yes men. Ripeto, funzionali al suo sistema, non alle nostre esigenze. Come se ne devono andare il ministro Bellanova, che pensa di ignorare il messaggio di Confagricoltura, che ha dichiarato ufficialmente di non aver bisogno di quei 600.000 incompetenti, perché non hanno alcuna competenza, e come se ne deve andare la signora Lamorgese, che manda i droni ad inseguire un ragazzo che passeggia in spiaggia e che ha incattivito le forze di polizia, che nei regimi di questo tipo si schierano con il popolo e non con queste istituzioni, ecco, che manda i droni contro gente per bene e non contro i trafficanti di droga, di organi, i rapinatori, gli stupratori di mezzogiorno. E al ministro Bonafede, quello che ha creato una ferita oltraggiosa alla fiducia che si poteva ancora avere nella magistratura, quello che non ha il decoro di dimettersi. Io direi solo una cosa, per il bene di tutti, andatevene. Determinata la nostra Mariani a Modena. Sempre. Come si fa a non dare ragione alla Mariani? Il problema è che questi dovranno sicuramente andare tutti via, ma il problema è chi verrà dopo, perché in qualche modo Conte lo hanno già commissariato con Colao. Ma chi è Colao, il membro della task force governativa? Colao è il vicepresidente della European Roundtable of Industrialists a Bruxelles, cioè della più grande lobby, delle grandi multinazionali internazionali, oltre ad essere anche lui membro del club Bilderberg che tante volte abbiamo trattato nella tua trasmissione. Quindi questi sono i personaggi che stanno comunque per arrivare dietro Conte. Quindi quello che dobbiamo spiegare agli italiani è che ormai il momento della delega è finito, dobbiamo scendere in campo e riprenderci
assolutamente le chiavi di casa, perché chi è stato messo adesso a portare avanti la task force governativa sono membri di spicco di organizzazioni che fanno gli interessi del grande capitale, delle grandi multinazionali, non fanno gli interessi dei popoli. Quindi facciamo attenzione, Conte andrà via perché sicuramente andrà via, ma attenzione a chi verrà dopo, ed è qui che deve entrare in gioco il popolo. Noi, per fortuna, noi italiani, il movimento che presentai da te, ci siamo uniti col movimento Stop Europa, che su Facebook abbiamo raggiunto, grazie all'organizzatore Michele Farina, oltre 1.200.000 iscritti. Però, quindi credo che le distanze con i politici questa volta le decidiamo noi, perché loro porteranno avanti e noi stiamo per arrivare. Benissimo, adesso io direi di sentirci per la prossima manche. Certo. Ecco, vi faccio vedere intanto l'altro servizio che ha realizzato per noi l'ottima mia collaboratrice Paola Natale da Milano, perché è andata a sentire, anzi ha sentito lei e mi ha donato proprio questo servizio che io adesso vi propongo. Vai regia. Che cosa accadrebbe se decidessimo di uscire dall'euro, ovvero se auspicassimo il ritorno alla lira? Parlando a livello economico, quali sarebbero le implicazioni? Ma soprattutto, ci guadagnerebbe o meno l'economia del paese Italia? Cerchiamo di capire quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi del ritorno alla lira. Vediamo quali sono i vantaggi. Il primo, moneta svalutata. La lira svalutata permetterebbe di aumentare la competitività dell'industria. 2. Produzione industriale. Con la lira debole aumenta la produzione industriale per effetto di maggiore domanda. 3. Migliora l'export. La domanda svalutata migliora la domanda di beni dall'estero. L'Italia tornerebbe quindi tra i top d'Europa. 4. Migliora l'occupazione. Con la ripresa dell'industria sale l'occupazione. 5. Cresce il PIL. L'aumento dei salari e degli investimenti fa crescere il PIL molto più di adesso. Vediamo ora quali gli svantaggi dell'uscita dall'euro e del ritorno alla lira. Il primo, tassi di interesse. L'uscita dall'euro farebbe esplodere i tassi di interesse e lo Stato avrebbe problemi quindi a finanziarsi. 2. Gestire il debito pubblico. Il debito pubblico dovrebbe scendere per effetto della moneta debole, ma questo va gestito molto bene. 3. Forse quello il più complesso. Serve una classe politica capace. Un'uscita dall'euro senza una classe politica capace rischierebbe solo di peggiorare le cose. Inoltre va detto che nel 1999 il cambio tra lire ed euro è stato fissato a 1936,27 lire per un euro, quindi le ipotetiche 1000 lire del 1999 valevano poco più di 50 centesimi di euro. Nel 1999 per acquistare qualcosa che valesse 1000 lire si dovevano spendere 0,5165 euro. Nel 2020 ciò che valeva 1000 lire a parità di potere d'acquisto ne richiederebbe oggi 1403,07, pari a una rivalutazione del 40,3%. Quindi, secondo il vecchio cambio, si tratterebbe dell'equivalente di oltre 72 centesimi di euro, quindi il 31% in più rispetto a 20 anni fa. Tutto risulterebbe il 31% più caro, o in altre parole, si avrebbe il 31% in meno di potere d'acquisto rispetto a 20 anni fa. Non solo, se i risparmi messi da parte negli ultimi 20 anni sono stati investiti in qualcosa che abbia reso oltre il 30%, tale rendimento sarebbe come cancellato o comunque decurtato di un terzo dal ritorno alla lira. E abbiamo in linea, oltre al nostro amico Amodeo, hai sentito quello che ha detto la nostra giornalista? Sì. Ecco, sei d'accordo o no? No, su alcune cose sì, su alcune cose no, lo sai come la penso sull'uscita dall'euro. Abbiamo mostrato tante volte le slide di quello che raccontavano già dell'Italia per l'uscita dallo SME, che era un cambio fisso come l'euro, e sono tante cose che sentiamo ripetere oggi e che poi non si sono poi avverate quando l'Italia uscì realmente da quel cambio fisso. Vediamo alcune slide che tu ci hai portato e spiegamele. Sono nuovo, ecco qui. Allora, Vito, chi mi ha preceduto ha parlato delle conseguenze del coronavirus. Io nel mio libro, per il ruolo che mi impone di parlare invece di quelle che sono le cause, le possibili cause, questo che vediamo è un report redatto nel 2004, quindi pensate 2004, dal National Intelligence Council, ossia il centro strategico
della intelligence statunitense, quindi dove si raggruppano e discutono tutte le intelligence degli Stati Uniti, tutti i membri dell'intelligence. Quindi non esiste una fonte più attendibile al mondo di questi documenti. Bene, loro facevano una previsione nel 2004 e dicevano che nel 2020, quindi la previsione, se vedete, era proprio fatta al 2020, quindi l'anno che stiamo vivendo oggi. Loro dicevano nel 2020 la globalizzazione sarà guidata dalla Cina contro gli interessi degli Stati Uniti, e si domandano come si potrà fermare questo processo. Sentiamo cosa scrivono, leggo testuali parole: il processo di globalizzazione, per quanto potente, potrebbe essere sostanzialmente rallentato o addirittura bloccato, ma dicono in assenza di un conflitto globale che riteniamo improbabile, un altro sviluppo su larga scala che crediamo possa fermare la globalizzazione sarebbe una pandemia scoppiata in Cina. Poi introducono sempre nel testo, lo vediamo adesso sottolineato, introducono il tema delle armi batteriologiche e dicono nei prossimi 10 o 20 anni c'è il rischio che i progressi della biotecnologia aumenteranno lo sviluppo offensivo di agenti di guerra biologica e consentiranno la creazione di agenti biologici avanzati progettati per colpire sistemi specifici. In pratica nel 2004 l'intelligence americana ci diceva che se un giorno la leadership americana dovesse essere minacciata, si può pensare di fermare questo processo con una pandemia o con l'utilizzo di armi biologiche. Bene, oggi ci troviamo perfettamente in questo scenario, perché pochi sanno che da alcuni mesi la questione del 5G ha trascinato il mondo in una nuova guerra fredda tra USA e Cina. Voglio chiarire soltanto una cosa, perché chi ci ascolta per la prima volta a causa della disinformazione mediatica penserà che quando parliamo di 5G parliamo dei telefonini che abbiamo in tasca. In realtà il 5G deciderà il futuro delle blockchain, il futuro dell'intelligenza artificiale, il futuro delle telecomunicazioni e il futuro della cybersecurity. In pratica chi mette le mani sul 5G mette le mani sul futuro. Gli americani l'hanno capito e sanno anche di essere in difficoltà, ed esistono organizzazioni americane che vogliono contestualmente disarcionare Trump e fermare la Cina, e guarda caso potrebbero riuscirci, come scrivevano nei loro documenti, con una pandemia scoppiata. Bene. In Cina. Buonasera Lillo Massimiliano Musso, buonasera, sta seguendo lei la nostra trasmissione, sì vero? Buonasera. Certo, io seguo questa trasmissione da tantissimo. Senta, mi dice cosa è successo a suo fratello, intanto, in sintesi? So che ha avuto una brutta batosta, insomma. Cosa è successo? È successo che, a torto o a ragione, si è trovato a manifestare con il megafono un sabato mattina a bordo del suo veicolo, dicendo che non esiste alcuna pandemia, sveglia gente, toglietevi le mascherine e riaprite le vostre attività. E soprattutto andate a Roma a manifestare per riappropriarci dei vostri diritti. Tutto questo è, diciamo, la sintesi del suo messaggio, con una certa anche veemenza verbale, ma viene braccato da carabinieri e polizia municipale, sottoposto per strada a trattamento sanitario obbligatorio, proprio avviato per strada attraverso la sedazione dopo essere stato. Scopriamo poi, cioè solo successivamente, i familiari, è stato soggetto a trattamento sanitario obbligatorio senza mai essere stato visitato da un medico. Un'aberrazione giuridica, proprio, un'aberrazione totale. Al di là di questa situazione, a me dispiace per suo fratello. Adesso come sta il fratello? Sta bene? È stato rilasciato? Va recuperando, perché aberrazione su aberrazione, Dario è stato legato per parecchi giorni sul letto, mani, piedi, fianchi e collo, al buio, in isolamento, col catetere, con la flebo, e quindi ci interroghiamo anche sulla questione sanitaria, se questi trattamenti disumani possono essere definiti cura.
L'hanno preso, ma l'hanno preso per matto, perché l'hanno preso? Non capisco, perché è un trattamento veramente disumano, direi. Ma nel TSO c'è scritto per scompenso psichico, che potrei avere persino io qui, nervosendomi della vicenda, facendomi prendere dei nervi, avrei uno psichico. Certo. Ma addirittura nel foglio di dimissione, nella cartella clinica, cioè, non hanno saputo specificare alcun disturbo della personalità, limitandosi a dire che c'è un uso episodico di cannabinoidi, cioè ogni tanto si fa una canna. Ho capito. Comunque, lei fa parte del movimento o partito politico, mi pare che sia, Italexit, partito politico. Ecco, sì, da te. Perché Italexit? Perché è una parola d'ordine, ed è una parola d'ordine che deve chiamare a raccolta tutti coloro che hanno capito che c'è una questione fondamentale di sovranità nazionale che passa attraverso la politica monetaria. È fondamentale, è alla base di ogni politica economica. Quindi la sovranità monetaria è una precondizione che poi di tutto il resto. Quindi possiamo parlare di adeguamenti della pensione, se non siamo lì. Quindi per lei proprio l'Unione Europea è un continente ingrato nei confronti dell'Italia, insomma. Direttore, non parlo di Unione Europea, parlo di euro. Anzitutto, poi si può stare a discutere sui nuovi rapporti scaturenti dall'uscita dall'euro. Certo. Io sono testimone diretto dell'incrocio delle culture dei popoli europei. Mia moglie è finlandese, i miei 5 figli sono italo-finlandesi. Cinque la figli. Prima lingua casalinga è il finlandese, quindi è chiaro che io non vado a scatenare la guerra con i finlandesi perché avrò la lira e loro avranno la loro moneta. Qui si tratta di uscire da una gabbia, come ampiamente raccontato anche da questo canale, anzi abbiamo tutti un debito formativo, un debito intellettuale nei confronti di Monaco, questo me lo faccia dire perché insomma anche te lo meriti, ma detto questo io non vado a scatenare mica la guerra con i tedeschi che sono miei cugini trapiantati in Germania o con i francesi, cioè non può essere la pace un elemento di ricatto per tenerci soggiogati ad uno strumento che non è nemmeno di politica economica, ma è proprio di desovranizzazione delle nazioni. Voglio dire, dovremmo essere padroni a casa nostra, come si suol dire, sempre però ospitali, aperti all'accoglienza degli altri popoli e poi a nostra volta nel pure di circolare. Un conto è la libera circolazione persone, persino delle merci. Un altro conto è che qualcuno dalla Germania ci comanda a bacchetta perché, come lei sa, sia la BCE sia il Bundesbank ha sede nella stessa città che Francoforte. Almeno se vogliamo affrontare il tema, insomma, specifico, io sono. Va bene, no, ci sediamo nella seconda mancia, poi casomai chiarisce questo pensiero. Lei sta chiamando da Agrigento, mi pare, vero? Giusto? Sì, io vivo in provincia di Agrigento. Bene, sì. Ci sentiamo dopo allora, Lillo Massimiliano, va bene? Intanto, grazie. Intanto sentiamo uno dei nostri amici, proprio amici cari, che è capitato una storia impressionante. Quando noi diciamo che promettono, in realtà le promesse, le chiacchiere, l'abbiamo dette, sono chiacchiere, insomma, no? E tanto che ho detto preferisco sentirmi io un cretino di fronte a persone che ti raccontano qualcosa di positivo piuttosto che apparire intelligente di fronte a tante persone che parlano e che sembrano dei cretini immensi. Ascoltate che cosa ha detto Bruno Cesaro, cosa è capitato a lui. Ascoltatelo. Buonasera, vi racconto la mia esperienza di imprenditore italiano. Ho chiesto ad una banca, forse la prima o la seconda in Italia per dimensioni, con cui opero da sempre e a cui non ho mai chiesto nulla perché fortunatamente lavoro con i miei soldi, il preventivo per un finanziamento Cura Italia di qualche centinaio di migliaia di euro. In pratica lo stesso importo che l'azienda ha avuto come utile lo scorso anno, diciamo circa il 5% del fatturato della stessa. Quindi un eventuale finanziamento a rischio praticamente zero per l'istituto di credito. La banca mi ha offerto, con restituzione in 72 mesi, di costi di apertura pratica 2.500 euro e interessi
all'1,885% netto, cioè quasi il 2% di interessi. Sappiamo che alla banca il denaro non costa nulla, anzi l'interesse con la Banca Centrale Europea è attualmente negativo. Quindi capite a chi fa comodo la pandemia, il terrore sui giornali e sulle televisioni, gli arresti domiciliari per 60 milioni di italiani, gli elicotteri, i droni che controllano se siete a 216 metri da casa anziché 200. Questa è la ridicola potenza di fuoco del sultano del Salento e degli spudorati camerieri delle banche di Roma. Se non fosse un dramma epocale per la nostra economia, ci si potrebbe rider su fino a morirne. Buonasera. Buonasera ancora ai nostri due, proviamo a averli tutti e due insieme, Carraro e Fabio. Avete seguito voi questi discorsi fino adesso? Io vi pongo una domanda, la domanda va posta a tutti e due, prima uno poi l'altro, mi raccomando quando parla uno non parla l'altro, altrimenti combiniamo un po' di caos. Che idee vi siete fatti tutti e due del decreto rilancio? È davvero così? La seconda volta dal 2011 che ci tocca una ministra piangente, come la interpretate voi questa situazione? Piangono per noi? Perché vi vogliono bene, insomma? Ditemi voi, a voi la parola. Carraro. Ma quando vedo politici piangere, ne abbiamo due esempi nell'ultimo decennio, io cammino rasente al muro. Perché la prima volta ci hanno praticamente pugnalato alle spalle con i famosi esodati e con le lacrime di contorno che abbiamo visto nella famosa conferenza stampa. Adesso abbiamo un nuovo ministro che si presenta piangente e tu ti immagini che lo faccia per le condizioni disperate in cui versano milioni di italiani che, ricordiamocelo, vivranno un autunno non caldo, caldissimo, perché si troveranno nelle condizioni di dover pagare un cumulo fiscale mostruoso dopo aver beneficiato della carità risibile, ridicola, rappresentata dal cosiddetto decreto bilancio. Quindi io francamente il fatto che qualcuno possa spargere una lacrima perché sono stati regolarizzati 500.000 stranieri lo trovo da un lato ridicolo, dall'altro offensivo. E cioè questi riescono a trovare finanziamenti per regolarizzare gli stranieri in un momento storico in cui il nostro paese vive probabilmente la più grave crisi dal dopoguerra in qua. Per quanto riguarda il decreto, mi ha chiesto rilancio, rilancio all'indietro. Io ho sentito delle cose straordinarie, ma degne veramente di una puntata di qualche soap opera o di qualche sceneggiato comico, tipo l'Italia ricomincia a correre. Questi non hanno capito che a settembre correranno tutti a Roma sotto Palazzo Chigi a prenderli fuori con i falconi, altro che rinizia a correre. Qui c'è gente, e soprattutto parlo del comparto della ristorazione, del turismo, che letteralmente adesso è moribonda e a settembre morirà del tutto. E questi pensano di tamponare l'emergenza di una nazione che perde 100 miliardi di PIL al mese con 55 miliardi di deficit, un po' a pioggia, destinati, che ne so, a 600 euro per i poveretti che magari ne hanno persi 4.000 al mese oppure per comprare i monopatti. Cosa ne pensa l'amico Fabio? E in più ti aggiungo un'altra domanda e poi deve rispondere anche l'autore dello scritto del patto per la libertà di espressione che sta avendo un successo strepitoso. L'ha scritto Carraro in 448. Questo problema nel sistema di informazione italiana, nel modo in cui si sta raccontando la crisi, come la vedi tu, Fabio? Ma come la vedi? Parto dalla seconda domanda. Sì. È molto semplice. Ci hanno voluto far credere che in Ungheria ci fosse una dittatura. Chiaro, no? Ci hanno voluto far credere, questo è quello che ci hanno voluto far credere. Ma tutti stiamo credendo su questo, Quando qui in Italia scusami? No, perché continuano anche oggi, hanno detto che la dittatura in Ungheria è terrificante, alcuni giornali. Perché cosa? Perché il Parlamento ungherese, eletto dal popolo ungherese a larga maggioranza,
ha conferito un mandato, quindi votando in Parlamento, affinché Orban gestisse la crisi in prima persona, quindi con decreti, con atti, direbbe l'amico Francesco, monocratici, o comunque sia atti di cui c'è una necessità, un'urgenza. Cioè, qui cosa è successo noi? Abbiamo un paese che è finito agli arresti domiciliari per forza di un DPCM di cui io ignoravo l'esistenza. Non sono un giurista, sia chiaro, però ignoravo l'esistenza che un Presidente del Consiglio potesse, senza andare nel Consiglio dei Ministri e senza neanche chiedere la firma del Presidente della Repubblica, potesse imporre queste restrizioni della libertà. A suo modo c'è da dire che Conte è stato coerente, perché i mafiosi li ha tolti dal carcere e li ha messi agli arresti domiciliari, e l'Italia intera l'ha messa agli arresti domiciliari. Quindi Conte, da un certo punto di vista, è stato assolutamente coerente. Sul resto cosa dire? Ma faccio mia una battuta dell'ex vice ministro Garavaglia. A suo modo Conte, che è bugiardo, è stato anche sincero, perché Conte ha detto: è una potenza di fuoco mai vista. Esatto, mai vista, non si è vista, cioè non si è vista proprio. Quanto alla adeguatezza di questa roba che il governo ha messo in campo, io cito i numeri del governo stesso. Il governo stesso ha pubblicato il documento di economia e finanza e ha detto che stima, e secondo me è anche un punto di vista, una perdita di reddito di 126 miliardi. Chiaro, no? Quante ne mette il governo in campo? 55. Perché? Basta. È come se ci fosse stato un incendio, ci fosse stato un danno di 126 miliardi e te ne vengono dati 55. Secondo me è ottimistica. Secondo me è ottimistica la previsione di 126 miliardi. Perché quella previsione di 126 miliardi di perdita di reddito si basa sul fatto che noi dal 1° di giugno ripartiamo così, d'amblè. È una meraviglia, ma come diceva giustamente Francesco, non riparte proprio un bel nulla, perché come ti dicono anche gli imprenditori, non basta alzare sulla saracinesca e avere i clienti dentro. Esatto. Francesco, rischiamo proprio un nuovo fascismo? Sì, io in un recente pezzo ho parlato del fatto che è alle viste un nuovo fascio comunismo, per essere più precisi, che in qualche modo sintetizza il peggio di tutti e due i regimi che abbiamo conosciuto nel Novecento. La prima vittima sarà la libertà di parola, la libertà di pensiero, perché noi non siamo più liberi non solo di parlare, non siamo più liberi neanche di pensare. Tu hai citato prima il patto per la libertà di espressione che ho composto, scritto insieme anche all'amico Claudio Messora, che sta avendo un'adesione straordinaria, perché siamo a oltre 75.000 adesioni in qualche giorno. A me risultano 80.000, ma secondo voi 80.000 film mi risulta. Tra l'altro aggiungo 80.001, ancora non ho firmato. 80.001. Dunque, io chiedo anche a volte in questi giorni un po' convulsi agli amici, ma secondo voi, a quelli un po' più scettici che mi dicono ma non sta succedendo niente, c'è solo una pandemia, il governo sta gestendo le cose, ma dico, ma secondo voi, se viene promosso, e tra l'altro non tramite la TV di regime ovviamente, tramite un canale YouTube, un patto per la libertà di espressione in cui si denuncia il rischio di un nuovo fascismo in sostanza, e viene firmato subito da circa 80.000, abbiamo appena detto, persone, tra cui fior di intellettuali, perché troviamo le firme di Sgarbi, troviamo le firme di Fusaro, troviamo le firme di Scardovelli, di Becchi, di tantissimi altri. Ma secondo voi, se tutte queste persone di intelligenza eccelsa si sono sentite in dovere di firmare, non vi viene il dubbio che possiamo avere ragione? E aggiungo, volete le prove che abbiamo ragione? Allora andate a vedere che cosa è successo allo stesso Bio Blu, che si è visto oscurare nel giro di 2 settimane, 3 o 4 video. Tenete presente che sto parlando di uno dei canali YouTube più autorevoli, perché, voglio dire, veicolano solo notizie fondate, certamente. Ma perché, scusate, ma perché voi tutti intellettuali, siete tantissimi, sovranisti di centrodestra, perché non mettete da parte le gelosie, gli intrighi e non fate, diciamo, un'azione comune, visto che
il terrore di questa dittatura c'è, è latente, la sentiamo e abbiamo tanta, ma tanta paura. Ovviamente è dittatura di sinistra. Scusa, posso dopo do subito la parola a Fabio. Veloce perché devo andare in pausa. Dico solo una cosa velocissima. Sì, hai ragione, ma però il patto che è stato firmato, è stato proposto e è in corso di firma da parte di migliaia di cittadini è la dimostrazione che moltissimi intellettuali, tra l'altro io non mi sentirei di chiamarli sovranisti, che sembra ormai un termine spregiativo, intellettuali che pensano con la loro testa, certo, e che hanno idee anche differenti tra loro, si sono messi insieme. Secondo me c'è bisogno di un'altra cosa, Vito, però. Quale? C'è bisogno che il popolo si metta insieme. Certo. Gli intellettuali sono la più bilancia, ma se sotto, dietro non c'è l'esercito, andiamo da nessuna parte. Ma vabbè, ma se voi non siete chiari con il popolo non si muove. Ci vogliono persone adeguate. Veloce, Fabio, dimmi tu che poi devo andare in pausa perché devo osannare i miei sponsor. Dimmi. Osannali subito mentre io vado a firmare il patto per la libera espressione dell'amico Francesco Carraro. Grandissimo. No, siamo d'accordo e quindi chi fa opinione deve semplicemente parlare e possibilmente dire delle cose giuste. Poi tocca alla gente che sta a casa, quando va nel segreto dell'urna, votare nella maniera giusta. Perfetto. Pausa, ci sentiamo dopo. Rieccoci, ecco, abbiamo di nuovo Vanessa Beghin e Francesco Amodeo in contemporanea. Allora, la prima domanda io la faccio alla signora. La signora che è mamma, quindi una lavoratrice, imprenditrice, una cosa non certamente facile, insomma. E diciamo, molte donne hanno perso o perderanno il lavoro a causa di questo Covid-19. E poi, diciamo, la chiusura delle scuole, che è stato un dramma, insomma, lo posso dire io con molta chiarezza, perché ho visto le cose, non sono andate tanto bene. Ma voglio capire, una mamma, un'imprenditrice, che deve gestire gli operai, che deve gestire l'azienda e che deve gestire anche la figliola, insomma. Ecco, come vede, come ha vissuto questo periodo? Beh, guardi direttore, è inaccettabile il fatto che una donna debba scegliere nel 2020 tra il lavoro e la famiglia, nel senso che una donna mamma lavoratrice tra smart working, virtual classroom e la gestione del tempo libero dei figli debba scegliere, cioè centinaia di anni in difesa delle donne buttati per questa emergenza. E secondo lei tutto quello che è stato fatto, i danni che sono stati fatti alle aziende, sono voluti? C'è stata una volontà proprio di danneggiare l'Italia o no? Beh, sicuramente sì, perché cioè, tutto assurdo, è talmente assurdo che non c'è spiegazione, cioè, sono state penalizzate le categorie che lo erano già prima, perché la grande distribuzione comunque... le grandi aziende non hanno di certo sofferto e non stanno soffrendo come lo stiamo soffrendo noi. Amodeo, hai sentito, tu hai vissuto diversamente questo periodo di lockdown. Ecco, hai avuto modo anche di pensare di più. Sì, Vito, in 2 mesi ho scritto il libro 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda USA-Cina, dove farò cadere maschere e mascherine. Anzi, l'intervento della Cuneal cade... Però non riesci... Scusa, però non hai la forza, non avete la forza di far cadere il governo. Attendere, prego, si dice. Abbiamo creato questo gruppo, ti ripeto, Stop Europa, siamo adesso oltre 1 milione, quindi tutto è far passare un attimo questo periodo, perché vogliamo fare delle azioni sul territorio, ma in piena sicurezza per i cittadini e per gli italiani che ci seguiranno. Quindi è soltanto una questione di tempo, ma nel pieno della legalità, come sempre, manderemo a casa questo governo e staremo attenti a chi viene dopo, perché il dopo è importante, quindi creare l'alternativa e soprattutto mettere gli italiani in sicurezza, perché in questo momento stiamo in pieno regime
di shock economy, ossia l'arma da sempre utilizzata dai neoliberisti per portare avanti la propria agenda, cioè utilizzare lo stato di shock politico, sociale o sanitario di un paese per mettere in essere delle misure altrimenti irrealizzabili, perché contro i cittadini italiani e a favore di poche organizzazioni. Quindi in questo momento, nel pieno della shock economy, noi dobbiamo salvaguardare gli italiani e fare in modo che non vengano prese misure vincolanti per gli italiani per sempre, come hanno fatto nel 92, perché nel 92 noi abbiamo firmato Maastricht e abbiamo ceduto la nostra sovranità monetaria quando erano gli anni delle grandi stragi, quindi shock sociale, l'anno di Tangentopoli, quindi shock politico, la riunione sul Britannia dove abbiamo svenduto tutte le aziende di Stato è avvenuta 7 giorni dopo la strage di Falcone, proprio perché gli italiani erano in uno stato di shock e loro ne approfittano per portare avanti la propria agenda. Nel 2011, in pieno shock economico, hanno commissariato l'Italia con Monti, gli hanno fatto firmare in fretta e furia il Fiscal Compact, il meccanismo europeo di stabilità, hanno introdotto il pareggio di bilancio in Costituzione. Approfittano sempre dello stato di shock per portare avanti misure permanenti. Noi questa volta, con l'esperienza che abbiamo, questa cosa la dobbiamo impedire, perché porteranno avanti in poco tempo tutti i punti della loro agenda approfittando dello stato del paese, dello stato confusionale. Poi voglio, nella seconda parte, voglio parlare un pochettino anche di quello che è successo a Simile Romano, quindi vi farò ascoltare quello che ha detto la Ornella Mariani, e quindi chiedo alla regia di mandare subito in onda, intanto, tanto per concludere questo disagio, diciamo, economico-politico, visto che abbiamo detto, abbiamo dato un titolo alla nostra trasmissione, Unione Europea, continente ingrato. Sentiamo che cosa dice Briatore e di chi è la colpa, perché e per come. Ascoltatele, poi noi ci rivediamo più avanti, va bene a voi due? Ecco, intanto, bene, intanto ascoltatevi quello che dice Briatore. Vai, regia. A prima vista, ieri sera di nuovo tante chiacchiere, elemosine di persone che cercano di sopravvivere grazie all'emergenza, totalmente inadeguati. Cioè, qui non capiscono che se non facciamo partire le aziende, che le aziende assumono gente, che le aziende riprenda la gente in cassa integrazione, qui i soldi li devono dare le aziende, ma questo governo non le dà alle aziende, fa l'elemosina a chiacchiera, perché non abbiamo ancora avuto la cassa integrazione di marzo. Io sento dei ristoratori che mi chiamano, degli operatori che sono rovinati, per cui non abbiamo ancora avuto i soldi di marzo, non abbiamo avuto i 25.000 euro, vi ricordate, basta la pratica, la banca, garantito, non, credo che l'hanno preso l'1-2%, nessuno. E ieri ci hanno di nuovo dati di miliardi teorici, ma sono quello che vogliono loro, sono delle piccole elemosine, ma poi quando dai 600 euro a una persona per un mese, e poi cosa facciamo? E l'altro mese? E poi cosa facciamo? E poi cosa facciamo? Cioè, questo governo vuole fare un'assistenza, ma non c'hanno i soldi, ma anche gli impiegati statali si dovrebbero preoccupare, perché se le aziende non funzionano e non si paga l'IVA, non si paga questo, non si paga quello, non avranno neanche più i soldi per pagare gli stipendi agli statali. Per cui in questo momento qui dovrebbero tutti preoccuparsi, tutti questi miliardi anche di ieri, solo chiacchiere, vedrete, non succederà niente. Tu vai dalle banche e le banche non sanno neanche che pratica impostare. Le banche non ti danno i soldi perché il governo mette sempre qualcosa di mezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io domani esco con una potenziale fidanzata, lei si porta l'amica e si continua a portare l'amica, vuol dire che non si vuole fidanzare con me. Allora la cosa da fare è che dobbiamo preoccuparci tutti, con questi qui non andiamo da nessuna parte. Capito qual è il problema, avvocato? Con questi qui dice che non andiamo da nessuna parte. Condividi? Direttore, io purtroppo non ho potuto seguire l'intervento di Briatore, quindi non sono in grado di dire... Ecco, sono d'accordo. Ho detto sempre che dovete avere il televisore vicino, altrimenti apparite così come mosche bianche e non seguite la discussione di tutta la,
di tutta la trasmissione, non, capito? Potremmo parlare in uscita. La prossima volta, quindi... perché si schermo. Ecco, e quindi io non avrei altro da chiedere se non delle lucidazioni sulla vostra organizzazione di Italexit, perché io quando vi invito voglio anche che partecipiate anche e ascoltiate quello che raccontano diciamo, i nostri ospiti. È molto importante perché deve essere un discorso corale. Per esempio è stato detto da alcuni spettatori che per far partire il popolo c'è bisogno di guide. Certo, io chiedo scusa, vengo da una settimana, come lei sa, molto tribolata e quindi insomma vi chiedo scusa se non ho potuto seguire questa diretta, ma semplicemente per una questione tecnica. Italexit, come ho detto, è una parola d'ordine e noi prendiamo atto della sentenza della Costituzione tedesca che ha ribadito che il diritto tedesco prevale sulle norme di diritto comunitario. Questo primato del diritto tedesco sui trattati dell'Unione Europea apre brecce importanti nel dibattito politico italiano per rivendicare anche una certa autonomia di pensiero da parte dell'Italia. Perché se la Germania ha in mano di fatto le banche, anche a livello geografico, a Francoforte sul Meno abbiamo la sede di banche, ma anche della BCE, d'altra parte l'Italia conserva i trattati istitutivi dell'Unione Europea e sul funzionamento, cioè i trattati di costituzione presso il finale originale, quindi il ministero, cioè questo per far capire che l'Italia non è uno Stato di secondo livello, è uno Stato fondatore ed è uno Stato che si è preso carico, si è fatto carico di custodire gli originali dei trattati. Se noi capiamo questo, capiamo che l'Italia può fare lo stesso ragionamento che fa la Germania. È vero. Benissimo, sì. Grazie avvocato, avremo occasione in altre circostanze di comunicare. Intanto grazie per la partecipazione, grazie infinite, grazie assai. Grazie. Adesso chiedo alla regia di mandare in onda il primo servizio su questa signorina da parte di Ornella Mariana. Che cosa, qual è il suo pensiero su Silvia Romano? Cosa che poi già anticipo chiederò ai due, al duo Carraro Fabio. Prego. È il caso che tiene banco in queste ore. Un caso forte di luci e di ombre, perché questa signorina Silvia Romano, anzi no, Aisha Romano, ce la deve raccontare bene. Almeno la racconti bene ai magistrati, perché ci sono molte cose che non tornano in questo sequestro. Questa fanciulla non è una cooperante e non è neanche una volontaria. È andata in Africa per la seconda volta con un visto turistico, muovendosi forse con inesperienza assoluta in un ambiente non del tutto francescano, perché i suoi contatti o comunque quelli che orbitano in quel settore dell'affarismo caritatevole sono un tal Davide Ciarrapica, con una condanna a 6 anni di reclusione per una violentissima rissa condotta in una discoteca milanese, un tal Roberto Ciavolella, che è stato radiato dalla Consib, è un ex promotore finanziario che sembrerebbe avere defraudato un po' di investitori di un paio di milioni di euro non consegnati alla banca indicata ma alloggiati nelle proprie tasche, e una presidente di una onlus che cura
scolarizzazione e quant'altro, scolarizzazione e salute dei bambini, poi diventa una onlus a carattere turistico con una saldatura abbastanza rilevante con questo Ciavolella che da promotore finanziario è diventato pizzaiolo, ma anche lui agente di viaggio perché organizza per la onlus viaggi con biglietti al miglior prezzo. Insistete con Carraro, eccole qua, Fabio, ciao. Carraro, dove, ciao. Dove è andato a finire Carraro? Speriamo che sia qua nelle vicinanze, perché abbiamo bisogno di parlare anche con lui. Hai sentito quello che ha detto la Mariani? In parte perché ero scollegato. Ho sentito però l'ultima parte, ma sono sincero, perché anche perché stavo parlando amabilmente con Francesco e quindi eravamo immersi in una serie. Poi ho ricevuto la chiamata e con la chiamata ho perso Francesco. Oh signore. E allora Francesco, mi auguro che adesso venga recuperato, perché avete capito, stavano parlando fra di loro questi noi invece dobbiamo così vedere questo caso di Silvia Romano, che ha suscitato così tanti problemi in Italia, tanta anche indignazione, ma per qualcuno dice non si deve commentare, perché bisogna soltanto emozionarsi, esultare per l'italiana salvata, insomma. Ecco, chiedo a te e chiedo anche all'amico Francesco, se si aggira ancora lì in studio, se sei d'accordo oppure è ancora possibile imbastire così un'analisi critica anche su questo tema, su questo problema, oppure dobbiamo accettarlo come ha detto il Presidente del Consiglio, dovete accettarlo come una emozione da vivere. Allora, non è un'emozione da vivere, chiaramente, però un dato di fatto bisogna essere onesti e dirlo, cioè che l'Italia paga per i suoi i cittadini sequestrati all'estero è una cosa che è sempre accaduta, sempre. Quindi è la linea distintiva della nostra politica estera. Si può essere d'accordo o meno, però è un tratto distintivo della politica estera italiana, che è quella di pagare per portare a casa i propri cittadini. Si può essere d'accordo o meno, ma è sempre stato così. C'è anche un non detto dietro questa linea di politica estera che lo Stato ha sempre portato avanti. Così facendo, l'Italia da una parte si espone ad essere il bancomat per queste organizzazioni, fra virgolette, anzi neanche fra virgolette, per queste organizzazioni terroristiche. Quindi, perché è chiaro, lo sanno tutti, che se rapiscono un italiano la prospettiva è quella di monetizzare, se rapiscono un cittadino americano la prospettiva può essere anche quella della uccisione. In cambio lo Stato italiano che cosa ottiene? Una benevolenza? Diciamo un patto di non belligeranza? Ecco, queste sono valutazioni che lascio a chi si occupa di geopolitica. Okay. Ovvio che la confusione che alberga dentro la mente di Conte è tale che lui ha pensato di poter fare di questo evento un evento mediatico, come al solito. Cioè qui siamo in presenza di una persona talmente tronfia, talmente ingorda di se stesso, che lui ha pensato, dice, oh via, ora vado a liberare questa qui e faccio l'eroe. E invece gli è andata male, perché questa qui è uscita dall'aereo vestita come una musulmana, dichiarandosi di essere convertita all'Islam e dando la nettissima sensazione di essere una che non era stata, fra virgolette, sequestrata, ma avesse quasi, questa è la sensazione che è apparsa, piaccia o non piaccia, e quindi è stato che se sia, non dico divertita, però abbia vissuto la sua esperienza. Qualcuno dice che è addirittura incinta, effettivamente quel vestito potrebbe nascondere delle rotondità. Sembra anche, leggendo molti resoconti,
che gli agenti dei nostri servizi segreti avessero implorato fino all'ultimo questa ragazza di togliersi quel velo e di non mostrarsi a questo modo. Quindi siamo di fronte ad un Presidente del Consiglio totalmente incapace che dopo questa roba confezionata dai servizi segreti, come i servizi segreti italiani hanno sempre fatto, dice: sai che fa? Ora ci costruisco il mio show. Gli è andata male, ben gli sta. Ho capito. Vabbè, intanto sentiamo la seconda parte del discorso della nostra Mariani, tanto per concludere su questo argomento quello che pensa lei, la nostra Ornella. Prego, regia. La rapita ci ha tenuto a presentarsi in Italia a spese nostre con un abbigliamento tipico di certe frange dell'Islam. Io francamente l'avevo preso per un sacco della spazzatura, credevo che fosse un contenitore sanitario, invece poi si dice che sia una mise, e sputa in faccia agli italiani perché rifiuta di abbigliarsi come conviene e ci annuncia che si è convertita. E questo è un elemento inquietante di questo rapimento, di questo sequestro, perché si potrebbe pensare che sia stata subornata. È molto intelligente la ragazza, è una ragazza che ha studiato, non è facile, sì, la sindrome di Stoccolma, ma fino a un certo punto, perché quando ella ci tiene a dire che non è stata mancata di rispetto, che è stata trattata con umanità, ed ha una espressione che lo conferma, perché sembrava più una diva di ritorno da una tournée che una donna sottoposta a 18 mesi di segregazione dura. Ecco, la domanda che io mi pongo è questa: come può una donna formata in una cultura, nata e formata in una cultura occidentale, stabilire che è stata trattata con umanità e quindi mettendo nella umanità 18 mesi di segregazione? Quindi è umano tenere segregata una persona per 18 mesi. Allora, è stato pagato un riscatto? Sì? No? Quanto imponente? È importante saperlo, perché se è stato pagato è stato sottratto del denaro alle sofferenze e ai bisogni degli italiani in questo momento. Se è stato pagato ci devono anche spiegare come e a chi materialmente è stato pagato. Ai turchi? Ai somali? Che ruolo hanno avuto costoro? Quali sono le relazioni di costoro con l'intelligence italiana? Ed infine cerchiamo di capire perché il Tribuno pugliese ha potuto ricevere e fare uno show sgradevole, ecco, privo di qualsiasi elemento di sobrietà all'aeroporto romano, e non essersi invece presentato a rappresentare lo Stato al funerale di un carabiniere, cioè di uno che è morto di Stato ed è morto per lo Stato. La magistratura voglia chiarire un po' di questi equivoci, perché se la ragazza è stata trattata con umanità e se è vero che ha scelto senza costrizioni di convertirsi all'Islam, e se è vero che si è sposata, e se è vero che è anche incinta, il reato di sequestro è caduto e quindi si è pagato per un sequestro che non ha senso, ma un dato è certo: di gretine con la smania della solidarietà fuori Italia e non in Italia ne abbiamo veramente abbastanza. Insomma, Francesco Carraro, l'ondivago Francesco Carraro. Qual è il tuo... Tra l'altro, seguivo nei social che addirittura un imam, sapete cosa ha detto? Sappiate che questa ragazza è stata educata in Somalia, l'hanno rieducata, ma dice è stata rieducata, dice un giornalista, è stata rieducata da dei delinquenti, dei assassini, no, dice, siete voi gli assassini, siete voi coloro i quali fanno del male, siete voi
quelli che creano, diciamo, disagi alla brava gente. Quindi, caro Carraro, siamo noi europei, siamo noi italiani che facciamo del male. Siamo noi, per dire un altro termine che non volevo dirlo, siamo noi i terroristi, insomma, ecco. Io farei due tipi di riflessione, una di carattere psicologico-comunicativo e una di carattere giuridico. E dico subito e premetto che non mi riferisco a questo caso, perché altrimenti si entra nel tessuto vivo della biografia di questa persona, non sappiamo bene cosa è successo, è inutile, parlo in generale. Allora, abbiamo un libro che si chiama Le armi della persuasione di Robert Cialdini, che è stato scritto più di 20 anni fa, in cui vengono spiegate le modalità con cui negli anni 50 molti soldati americani che erano stati catturati e tenuti prigionieri durante la guerra in Corea tornavano sinceramente convinti che il modello comunista fosse migliore che quello capitalista. E Cialdini spiega benissimo quali sono le tecniche di carattere manipolatorio che vennero usate per ottenere questo risultato. Non si trattava assolutamente di tortura, non sto qui a spiegarvi quali sono, ma vi assicuro che sono molto sottili e sono molto e sono in grado di cambiare totalmente la personalità di un individuo, facendogli credere liberamente che ciò che prima lui detestava in realtà è il paradiso. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto di carattere giuridico, io direi che dobbiamo farla finita con questa idea un po' razzista secondo cui gli africani o altri popoli del terzo mondo hanno bisogno di noi europei e soprattutto dei ragazzini, adolescenti invasati della voglia di salvare il mondo per aiutare i loro bambini a disegnare con i pennarelli colorati sui fogli di carta. Io credo che una mamma o una nonna africana siano perfettamente in grado di fare questo tipo di attività. E quindi credo non sia giusto che un popolo come quello italiano, attraverso il suo Stato, finanzi il bisogno filantropico di adolescenti o tardi adolescenti delle società occidentali. Gli adolescenti vadano ad aiutare in Italia piuttosto che in Francia, dove vivono, si astengano dall'andare in queste situazioni qui. Perché ho detto da avvocato e chiudo, Vito? Perché c'era una legge, e c'è ancora oggi, sui sequestri in Italia, che proibiva e proibisce letteralmente ai parenti di un sequestrato di poter disporre dei propri beni per pagare un riscatto. Noi dovremmo fare una legge subito, immediatamente, che sancisce che lo Stato, allo Stato, non ai privati, allo Stato è fatto divieto di pagare alcun riscatto quando i rapiti non siano tecnici o medici o ingegneri o persone che vanno lì per fare qualcosa di effettivamente utile e richiesto nel paese pericoloso, ma sono piuttosto giovani che hanno voglia di colorare il loro futuro attraverso un'esperienza, come dire, emotivamente appagante. Ecco, questo per me dovrebbe essere la prima cosa da fare. Grazie Francesco. Velocemente chiedo e poi devo presentare un'altra opinione di un altro grande, per quanto mi riguarda. Fabio, mi dice un amico napoletano, un avvocato, dice: chi rende impossibile una rivoluzione pacifica renderà inevitabile una rivoluzione violenta. È molto forte questo pensiero. Sì, ma è quasi condivisibile, anzi direi che sotto un certo profilo è condivisibile. Noi lo stiamo sperimentando in queste settimane. Di fatto non si è fatto politica in queste settimane. Di fatto in queste settimane la polemica politica è stata delegata, per chi lo voleva, a quei pochi giornalisti, intellettuali, analisti, fra cui noi che siamo qui in questo momento in trasmissione ci iscriviamo tutti. Certo. Perché per il resto il mantra era l'unità nazionale. Siamo di fronte ad una tragedia tale per cui occorre l'unità nazionale. E quindi anche chi fa opposizione, era questo il non detto, anzi neanche il non detto, il detto. Spesso e volentieri dice deve astenersi da fare dell'opposizione perché bisogna collaborare tutti. Certo. Se si deve collaborare tutti si fa un governo di tutti. Bene. Perché se non si fa un governo di tutti non si collabora. Quindi in questo momento gli italiani non hanno avuto un modo di poter esprimere il loro dissenso.
te sei uno dei pochi che li fa parlare, perché quando viviamo in una bolla mediatica in cui le bimbe di Conte, viviamo una bolla mediatica in cui Conte sale nei sondaggi e la sua pagina Facebook guadagna 50.000 like ogni minuto di trasmissione, viviamo in una bolla mediatica in cui la Lega perde consensi, per l'amor di Dio li potrà anche perdere senza dubbio, ma il punto è un altro, che non c'è stata polemica politica, anche perché gli italiani come potevano manifestare il loro dissenso? Cioè, come avrebbero potuto manifestare il loro dissenso? Lo possono fare soltanto se parliamo noi per loro, e quindi il tuo ascoltatore ha ragione. Ecco, benissimo. È un illustre avvocato migliaccio di Napoli, quindi, che ha avuto questo pensiero. E qualcuno dice, intanto vi mando un altro servizio in onda, così contattiamo gli altri due amici. Dice questo signore: io penso che ora, che sia ora che si butti via tutte le maschere e che ci sia una ribellione globale in tutta Italia. Io lo leggo per rendere felice il nostro interpretatore, ma ciascuno si assume le proprie responsabilità. Ascoltate cosa ha detto Povia. Vai, regia. Insomma, tutto sto casino per una ragazza che aveva scelto di svolgere la sua missione in Africa. Ora io non entro nel merito della sua vita, della sua conversione religiosa, anche perché giusto o sbagliata che sia, è una scelta anche quella, come da Costituzione. Quello che voglio dire è che gli Webeti sono contro l'odio, il razzismo e altre stupidate ripetute ormai allo sfinimento come slogan, però poi alimentano le stesse cose se non la pensi come loro. Qualcuno pensa addirittura che, ne so, questa ragazza era d'accordo con i terroristi di mettere in scena il suo rapimento per avere poi soldi del riscatto e portare avanti la causa loro. Si può pensare tutto, ci mancherebbe, tutto lecito, ognuno ha la sua idea, poi è stata via 18 mesi, quindi per qualcuno si è divertita, per qualcun altro invece è stata ostaggio e ha sofferto. Mi viene più da pensare la seconda. Mi domando come nel 2020, ovviamente tutti i servizi segreti che abbiamo, l'intelligenza mondiale, questi terroristi riescano anche solo a respirare. Per me l'America e la Russia, se vogliono, li stanano quando gli pare, però non è questo il punto. Dunque, allora, il punto è, lo Stato ha pagato un riscatto? E allora? Ha fatto bene. Prima la vita della ragazza, poi il resto. Lo Stato dialoga col terrorismo? Sì, magari lo Stato ci dialoga anche, ma magari avrà tentato anche altri modi, per esempio chiedendo aiuto alla Russia o più probabile agli USA, che magari hanno declinato per via dell'alta tensione che già hanno col resto del mondo, soprattutto in quei posti lì. Però poi lo Stato, dice qualcuno, trascura altre vicende, tipo il povero poliziotto ucciso. Certo che sono d'accordo, tutti dovrebbero avere lo stesso trattamento. Poi lo Stato però spende milioni per liberare un ostaggio. Mi domando sempre, ovviamente, come fanno i terroristi a vivere con tutti i satelliti che ci sono sul mondo. Però poi lo Stato, qualcuno dice, non ha i soldi per i disoccupati e i poveri. Avete ragione anche qui. Ecco un altro tipo di terrorismo. Perché il problema non sono i soldi, quelli si creano dal nulla, credo che oramai questo l'abbiamo capito tutti. Il problema è lo Stato che non si riprende il potere politico di fare un deficit e far fronte ad ogni emergenza, non solo Silvia Romano. Anzi, lo Stato continua ad obbedire a dei contabili a Bruxelles e Berlino, e anche quelli sono terroristi, nel senso che quella è una forma di terrorismo finanziario, ma terrorismo. Ma di quello però non ne fate parola come si deve, non vi indignate come in questo caso, ecco perché fate ridere. Ah, dimenticavo, sono un gay mancato, eh? Indignatevi anche per questo. Grande, grandissimo, un saluto, ciao, ciao Giuseppe Povia. Qualcuno mi scrive, dice, osservi anche tu che con la storia del politicamente corretto l'opposizione non esiste più. Ci hanno lasciate nelle mani del tiranno e unica protesta è l'occupazione del Senato per i giovedì e venerdì, poi ritirata, finita la buffonata e avanti più o meno collusi, impauriti, se non si occupano le piazze in massa a tempo determinato, fine elezioni, siamo fottuti, buonanotte. Cosa ne pensa Amodeo? Assolutamente, sentivo prima le parole di Briatore, assolutamente condivisibili, anzi devo dire che Briatore ultimamente dice tutte cose giuste. La domanda però è: da dove le dice? Dove ha portato le sue aziende? Perché anche Colao racconta agli italiani che cosa fare, ma lo fa da Londra. Dovremmo cominciare
a pretendere che chi vuole dare consigli agli italiani debba farlo in trincea con gli italiani, quindi combattendo fianco a fianco con gli italiani, perché Briatore risponderebbe: ma sai, in Italia con la burocrazia, con le tasse, io sono uno scrittore e i miei temi in Italia subiscono una censura asfissiante, ma non sono andato a pubblicare a Londra, sono rimasto in Italia per dimostrare agli italiani la censura che dobbiamo subire e per lottare con gli italiani per cambiare questo stato di cose. Allora io sento raccontare tante cose giuste, ma cominciamo a capire che chi vuole davvero stare dalla parte degli italiani torna in Italia e combatte con gli italiani. Certo. Begin, dice sì. Un signore qua, Paolo Rossi, me lo dite, Silvana Romano dice: quanta gente verrà uccisa con i 4 milioni di euro che sono stati pagati? Come hai vissuto tu questa storia, Vanessa Begin? Indignata, come presumo tutti, nel senso che con i 4 milioni sarebbe stato possibile, appunto, come dicevo prima, poter aiutare le famiglie, le mamme, le donne, i lavoratori, insomma. Ecco, tu come imprenditrice, sei impegnata, sei molto impegnata nel far del bene a queste persone. Ma fammi capire, avete un progetto in aiuto delle donne lavoratrici, sì o no? Cosa avete in mente di fare? Beh, noi come Imprese Unite, con la collaborazione dell'Istituto Salesiano e dei comuni della Castellana e dell'Alta Padovana, abbiamo fatto una proposta di un progetto estate per ragazzi, tenendo conto chiaramente delle regole sul distanziamento sociale, e speriamo sia presa in considerazione, perché ne abbiamo proprio bisogno come donne, come famiglie, come lavoratori. E per i bambini? Sì, per i bambini la proposta è dedicata alla fascia d'età dai 7 ai 13 anni e prevede piccoli gruppi di attività ludiche per dare un sostegno in questo momento dove le scuole sono chiuse. Ho capito, tipo, non so, associazioni Boy Scout che c'era una volta, che ci sono ancora, insomma. Vabbè, manderemo Amodeo a fare i Boy Scout. Amodeo, allora, ascoltami, cosa dobbiamo aggiungere? Perché è l'ultimo collegamento che faccio con voi. Quindi, che cosa è necessario fare perché si possa rinsavire da questa situazione che si è venuta a creare, Amodeo? Allora Vito, io mi rendo conto che quando parliamo di scenari internazionali la gente pensa che si stia parlando di qualcosa di troppo lontano da loro, ma noi oggi siamo tutti chiusi in casa per colpa di un pipistrello cinese, chiamiamolo così. Quindi è importante invece informare gli italiani su quelli che sono gli scenari internazionali che hanno potuto causare tutto quello che stiamo vivendo oggi. Se la regia riesce a mandare una foto, io vorrei farvi vedere cosa scrivevano in certi ambienti statunitensi. Ci tengo a chiarire che sono ambienti che sono ostili prima di tutto a Trump, quindi all'amministrazione attuale americana. Sono coloro che volevano disarcionare Trump e fermare la Cina. E se riusciamo a far vedere cosa scrivevano nei loro report, altrimenti ve lo leggo io, scrivono che per rilanciare il dominio americano nel mondo ci sarebbe bisogno di un evento catastrofico e catalizzante, quello che loro definiscono una nuova Pearl Harbor. E la prima coincidenza che io cito nel mio libro è proprio il fatto che, neanche a farlo apposta, Trump in conferenza stampa ha definito la pandemia una nuova Pearl Harbor. Nel senso, si sta avverando quella che in certi ambienti militari e politici americani, parliamo di ambienti molto influenti, si sta assolutamente realizzando. Anzi, l'intervento della CUNI al CADI a pennello, perché io nel mio libro riporto un capitolo proprio sul Bill Gates e sugli incredibili conflitti di interesse che lo riguardano. Quindi dobbiamo spiegare agli italiani, lo vediamo in questa slide, che esiste uno scontro senza precedenti tra USA e Cina, e addirittura l'Europa, che in mezzo a questo scontro potrebbe interrompere i rapporti di intelligence con gli americani qualora decidesse di accettare
sulla questione del 5G, le infrastrutture cinesi. Se noi non spieghiamo agli italiani che ci può essere un collegamento diretto, perché in documenti ufficiali, lo vedete questo documento che vediamo adesso, Made in China 2025, in questo documento i cinesi hanno ufficializzato che entro 5 anni supereranno gli Stati Uniti. Invece nei report degli Stati Uniti è scritto che per evitare che una superpotenza superi l'America si deve essere disposti a tutto, e scrivono anche ad usare armi biologiche che fino ad oggi sono stati strumenti del terrorismo, ma potrebbero diventare strumenti politicamente utili. Lo scrivono nero su bianco e sono quelli che in questo momento vogliono far perdere le elezioni a Trump, facendogli scoppiare tra le mani l'economia americana, e vogliono fermare la Cina. Guarda caso, due cose che stanno ottenendo a causa del pipistrello venuto dalla Cina. Quindi apriamo gli occhi, informiamo gli italiani sempre con dati ufficiali e rendiamoci conto che quello che stiamo vivendo oggi probabilmente è soltanto frutto di uno scontro geopolitico e di organizzazioni terroristiche, se le vogliamo chiamare così, che stanno portando avanti un'agenda che avevano già segnato. E in questa agenda si intrecciano poi gli interessi personali di filantropi come Bill Gates per la questione dei vaccini, o interessi finanziari. In 31 coincidenze sul coronavirus, io riporto questi dati, sono ben 31 fatti documentati, e mi divertirò quando lo presenterò in pubblico e costringerò i più scettici a dover dire per 31 volte che si è trattata di una incredibile coincidenza. Io spero di riuscire ad aprire invece gli occhi agli italiani, perché quello che stiamo vivendo oggi può essere un attacco deliberato alle nostre libertà. Grazie, grazie ad Amodeo, grazie anche alla Vanessa Beghini, grazie per il vostro contributo. Grazie a te. Grazie, buona serata. E io vi faccio vedere adesso un altro servizio. Nel frattempo dico grazie anche a questa signora di Napoli, una canetissima nostra ascoltatrice, Annalisa Pennino. Grazie Annalisa, so che tanti concetti che sono stati espressi sono gli stessi concetti che esprime lei, la ringrazio molto. E lei, noi avevamo già pensato al filmato che vi farò vedere adesso, è una donna che è un medico che spiega che ci fu una legge che impediva, dice, di pagare riscatti, e questo deve diminuire i sequestri. Con calma, dice, a fine trasmissione. No, no, questo qua l'avevamo programmato per mandarla in onda adesso, proprio questa Silvana De Mari. Ascoltate. Sono andata in Etiopia, nella bellissima regione del Sidamo, nel 1986, e ci sono andata perché ero chirurgo e mancavano chirurghi. L'Africa manca di tecnici, in compenso è ricca di africani che sanno fare un mucchio di lavori, senza il minimo problema, sicuramente meglio dell'europeo perché loro conoscono il posto. Quindi se siete capaci di amputare un altro, se siete capaci di seguire un parto, se siete capaci di scavare un pozzo, se siete medici, chirurghi, ostetriche, veterinari o ingegneri, allora se andate nel terzo mondo siete dei soccorritori. Se non sapete fare nessuna di queste cose siete sciacquine. Individui a competenza zero che se ne vanno per il mondo convinti che il mondo sia il loro posto Erasmus, con il loro zainetto e il cellulare per farsi il selfie, perché se non sapete, se non avete competenze, l'unico motivo per cui andate in terra d'Africa è il selfie col bimbo africano. Negli anni 80 fu fatta una legge terribile in Italia, era il periodo dell'anonima sequestri, molte persone erano sequestrate, fu fatta una legge atroce. Qualsiasi cosa succeda, il tuo figlio lo fanno a pezzi e te ne mandano un pezzo alla volta, non puoi pagare il riscatto, altrimenti ti imputiamo di concorso in sequestro di persona. Questo pose fine ai sequestri. Inoltre, questo fiume di denaro che è tolto al popolo italiano vuol dire bambini che moriranno di leucemia perché mal curati, persone che moriranno di ustioni perché mancano in molti posti del sud i centri antiustionati. Con la stessa cifra con cui è stato pagato il riscatto di una sola persona, avremmo potuto riscattare dalle miniere di oro del Burkina Faso 4.000 bambini africani. E invece abbiamo finanziato il terrorismo. Col denaro di questi riscatti, quante chiese con i cristiani dentro saranno fatte saltare grazie all'esplosivo comprato per queste persone? Quindi,
Facciamo una legge che d'ora in poi chiunque se ne vada in giro a salvare il pianeta secondo le sue idee lo fa a proprio rischio e pericolo. Il popolo italiano non può più pagare questo, perché non è sensato che lo Stato italiano finanzi il terrorismo internazionale. Io ho salvato la mia, certo, grazie a quel denaro moriranno in Africa almeno 500.000 africani, ma tanto a te cosa te ne importa? L'importante è che tu hai salvato la tua. Non sapete amputare un altro, non sapete seguire un parto, non sapete scavare un pozzo. Siete, non siete inutili, siete dannose. State a casa. Beh, sono delle parole gravi proprio, no, sono peggio dei sassi, dei proiettili, quelle che ha detto la dottoressa, vero o no, ragazzi? Tra l'altro, anche tu hai lanciato sassi in quell'articolo che hai scritto, da titolo Non è un virus democratico, e un altro titolo Prove tecniche di regime. Cosa intendevi dire, Francesco, in questo? Ma intendevo dire prove tecniche di dittatura o prove di regime in corso, sono scritti diversi. Intendevo dire che se non stiamo attenti, loro useranno, come stanno usando, una tecnica che io chiamo abituazione. Cos'è l'abituazione? È l'abitudine in azione, cioè un poco alla volta ti abituano a rinunciare alle tue libertà con una scusa. In questo momento la scusa, secondo me, oramai risibile per tutto quello che è uscito allo scoperto della salute. Beh, noi ci stiamo trasformando praticamente non più da esseri umani che eravamo. Gli esseri umani sono persone che per natura non rischi il dito. Sarebbe come quello che sta succedendo adesso, sarebbe come se ci dicessero da domani non usate più la macchina perché ci sono incidenti stradali. Cioè, gli incidenti stradali purtroppo fanno parte del vantaggio della circolazione. Qui loro ci stanno facendo rinunciare a tutti i diritti della Costituzione in nome di uno solo, che sarebbe quello alla salute. Ma attenzione, non alla salute di tutti, perché stiamo parlando in realtà che il virus colpisce una risicatissima porzione, questo è dimostrato percentualmente purtroppo, colpisce una risicatissima porzione demograficamente anziana della popolazione. Bene, per secondo loro tutelare questo 0,02% della popolazione, loro mettono sotto chiave l'intera. Allora, secondo me, perché lo fanno? Per la salute? Ma assolutamente no, la salute è l'ultimo dei loro obiettivi. Il vero obiettivo è quello di creare quello che io ho chiamato un regime, una dittatura. Solo che nel Novecento i regimi e le dittature li creavano con grande fatica, che dovevano mettere in campo i cannoni, i fucili e le prigioni. Concludi. Oggi, attraverso questo pacchetto qui, non serve neanche più. Ci hanno addestrati, ci stanno addestrando ad autoimprigionarci da soli nelle case. Allora ribelliamoci. Non reagiamo, questa sarà... Ribelliamoci, sarà come fare per ribellarsi? Non lo so. Per esempio, veniamo all'ultima domanda, ragazzi, che pongo a tutti e due, e mi voglio sentire Dragoni, perché tra l'altro c'è, ho detto all'inizio, che se questa non viene accettato, questo decreto, questo chiamiamolo come volete, io non so neanche come definirlo, questo zibaldone, come vogliamo chiamarlo, Dragoni, che termine vogliamo dare? 500 pagine dicono di cazzate, scusate il termine, che hanno scritto. Ecco, se non viene accettato dall'Unione Europea è come se non avesse fatto nulla, altro tempo perso ancora, perché ci vorrà molto tempo, perché prima pareva una cosa orribile questo MES, no? Da non fare. Adesso pare che anche sia i 5 Stelle che Conte siano disposti ad accettare, a farlo, tra l'altro. Com'è possibile che si è cambiato tutto in un mese? Che rischi noi abbiamo, corriamo con questo MES? Fabio? Ma ne corriamo tantissimi. Innanzitutto del MES non c'è assolutamente bisogno, perché il MES è una possibilità di finanziare. Cioè, lo Stato cosa ha detto? Lo Stato ha detto: per questa crisi vogliamo spendere 55 miliardi in più rispetto a quanto preventivato. Sono pochi per me, però questo è quello che lo Stato ha detto con questo ultimo decreto. Dopodiché il tema è: come si finanziano questi 55 miliardi di deficit in più? Uno Stato normalmente li finanzia attraverso l'emissione di titoli di Stato. Si dà il caso, ve ne dico una, che la BCE
abbia sostanzialmente destinato all'acquisto di titoli di Stato la bellezza di 750 miliardi, oltre a quelli già messi in cantiere prima. Di questi 750 miliardi, 100 sono nostri, cioè è il budget nostro. Di questi 100 la BCE finora ne ha spesi 20, quindi l'Italia è come se avesse un fido aperto con la BCE di 80. E lo sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando la BCE compra i nostri titoli di Stato, vanno quasi tutti a finire in pancia alla Banca d'Italia, che riscuote gli interessi e gli rigira allo Stato sotto forma di dividendo. Quindi il costo è praticamente zero. È praticamente zero e non ti devi stare a lambiccare il cervello con i memorandum of understanding, con le condizionalità, con la sorveglianza post-programma. Quindi diciamocelo una volta per tutti. L'Italia non è un paese che ha bisogno dei soldi del MES e chi vuol far prendere all'Italia i soldi del MES lo fa solo ed esclusivamente per portare in casa il potestà straniero, perché domani, quando ci sarà qualcuno che a loro non va bene, Carraro vince le elezioni perché fa un partito, diventa primo ministro, loro arrivano e azionano tutte le condizionalità e siamo tuoi creditori, abbiamo diritto di farlo, lo avete fatto. Dovremmo ancora approfondire, ma il tempo è terminato. Bim Bang ha detto stop. Grazie, grazie, grazie moltissimo per la vostra collaborazione. Signori, venerdì prossimo approfondiremo ancora i problemi di natura socio-economica. Grazie anche a voi due, siete state veramente gentili e cortesi e rispondete sempre al mio richiamo. No, no, grazie a voi ragazzi. Senza di voi questa trasmissione non si può fare. E chiudo la mia trasmissione con ricordare a tutti, anche a voi due, che siamo italiani e ce lo dice il nostro Giuseppe Povia. Buonanotte a tutti, buona salute, mi raccomando, ciao, ci vediamo venerdì prossimo. Buona salute, buona vita a tutti quanti, evviva! Siamo italiani, sulle mani, che possiamo conquistare pure il cielo. Siamo italiani, due parole, mente e anima. Perché corriamo, corriamo tutti quanti verso la libertà. E ci crediamo, per questo che lasciamo quasi tutto a metà. Siamo italiani, sulle mani, che ci possono soltanto che invidiare. Noi siamo quelli che prendono i pugni ma tanto non cadono. E combattiamo, combattiamo perché ognuno il suo dolore ce l'ha. Ma superiamo perché la forza ce l'abbiamo nel DNA. E non molliamo mai, e non molliamo mai, e non molliamo mai. Siamo italiani. Andrà meglio domani, sì, ma con il cuore sempre qua, ma con il cuore sempre qua. Siamo italiani, sulle mani. Siamo italiani, siamo quelli che hanno dentro la speranza che i nostri figli vivranno in un mondo migliore, per questo saranno migliori di noi, ed è vero. Perché noi siamo ancora troppo furbi, lo so. Ed è vero che ci piace arrotondare un po'. Ed è vero, ma la vita qui è dura e come si fa? Ed è vero, ma ci crediamo che l'amore ci salverà. E non molliamo mai, e non molliamo mai, e non molliamo mai. Italiani, sogniamo che tutto andrà meglio domani, sì, ma con il cuore sempre qua, ma con il cuore sempre qua. Siamo italiani, sulle mani. Siamo italiani ed è ora di cambiare questa storia. Ci meritiamo di vivere un mondo che abbiamo inventato noi. Perché siamo positivi, nonostante tutto siamo positivi, eh sì. Siamo italiani, puoi dirci quello che vuoi, ma non molliamo mai.
molliamo mai, ma non molliamo mai. Se siamo italiani, sogniamo che tutto andrà meglio domani, sì, ma con il cuore sempre qua, ma con il cuore sempre qua. Siamo italiani, sulle mani, siamo italiani. Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia.